Gentili telespettatori, buonasera, benvenuti al nuovo appuntamento di Today Sport di oggi, appunto lunedì 27 marzo 2017, per parlare dei fatti che hanno caratterizzato la 27esima giornata del campionato di promozione Girone D, che ha sorriso alle due compagini del comprensorio calatino. Sia le Aquile Calatine che lo Sporting Eubea hanno conquistato l'intera posta in palio. I biancorossi di Boncompagni 3-2 a Siracusa, mentre i biancoazzurri di Costanzo hanno fatto 3-0 sul Vittoria. Ma è stata una giornata importante per quello che di fatto è accaduto nella parte alta della classifica, in buona sostanza adesso rivoluzionata. È accaduto quello che i meno, insomma, avevano previsto: la galoppata che sembrava essere vincente fino alla fine della città di Ragusa si è in buona sostanza frantumata nell'arco di 3 giorni, da mercoledì a sabato, quando appunto gli uomini di Mister Lavaccara hanno perso due partite e dunque si sono fatti rimontare 6 punti dall'Atletico Catania, fermo restando che 3 di questi 6 sono ufficiosi e non ufficiali. Ma capiremo perché tra poco, ne parleremo con i nostri graditi ospiti che vado subito a presentare, e do il bentornato a Massimo Parisi, Grazie. direttore generale delle Aquile Calatine, e abbiamo il piacere di riavere ai nostri studi anche Cristian Di Martino, Buonasera, grazie. dirigente della formazione biancorossa, nonché anche uno dei responsabili dell'ufficio comunicazione delle Aquile Calatine. Allora, è successo cosa? Ovviamente l'altro scivolone che ha visto i giocatori azzurri della Ragusa in quel di Santa Croce ha ulteriormente, come dire, messo le ali alle immediate inseguitrici, che lo ricordo erano Atletico Catania e Paternò, entrambi vincenti, fermo restando che l'Atletico, sul terreno di gioco dello Zio Alisa, si è visto, come dire, tra virgolette, sospendere il match sul 2-1 contro il Dagata, perché giocatori, nonché a quanto pare dirigenti della formazione catanese, hanno aggredito il direttore di gara proprio nel corso dell'intervallo, a seguito del fatto che l'arbitro appunto aveva decretato 2 calci di rigore a favore dell'Atletico Catania. Quindi 3 punti, dicevamo in apertura, ufficiosi, che abbiamo comunque inserito in classifica, fermo restando che bisogna attendere il responso del giudice. Ma entriamo nel merito, dunque, dei numeri di questa 27esima giornata. Prego la regia, sempre guidata da Marco Raitano, di mandare in onda la scremata con i risultati. 3 gli anticipi di sabato, 3-0 a Taurina del Masco Lucia sull'Adrano, quindi come anticipato le Aquile fanno 3-2 in quel di Siracusa contro il Real Siracusa Belvedere. Santa Croce 2, Città di Ragusa 1. Domenica, come detto, 2-1 il parziale alla fine dei primi 45 minuti tra Atletico e D'Agata, 0-0 unico pareggio della giornata tra Marina e Ragusa, Città di Aci e Sant'Antonio, il Paternò fa 2-1 sul Megara Augusta, 3-0 dell'Eubea sul Calcio Vittorio, infine Sporting 1, Trecastagni ovviamente, Rinascita Netina 0. Ecco la nuova graduatoria, ripeto, sono ufficiosi i 3 punti assegnati all'Atletico, che dunque balza al comando, scavalcando il Città di Ragusa, adesso a quota 64, a 2 lunghezze sia il Città di Ragusa che il Paternò con 62, saldamente in quarta posizione il Santa Croce con 53, saldamente in quinta, aggiungo, i biancorossi delle Aquile Calatine, adesso a quota 45, Sporting Eubea e Sporting Trecastagni 41, Real Siracusa 39, Vittoria 36, Marina di Ragusa 35, Megara 31, D'Agata 29, Città di Aci Sant'Antonio 23, e rimangono lì in zona playout la Rinascita Netina e Città di Masca Lucia rispettivamente a 16 e 12 punti. Allora, Massimo, ne parlavamo prima che iniziasse il match, ho salutato col sorriso in bocca, mi piace farlo sempre per, insomma, rispettare i nostri gentili e costanti telespettatori che seguono il nostro appuntamento da lunedì sera, ma il sorriso era anche figlio di una già prima discussione pre-programma con Massimo Parisi, perché ovviamente questo straordinario, comunque, a prescindere dai motivi, finale di stagione di questo girone D del campionato di promozione, non ha ulteriormente, come dire, confermato, no? L'importanza di molte squadre che vi hanno partecipato.
Allora, una cosa per volta. I tre punti, dicevo, sono ufficiosi per l'Atletico. Cosa può accadere fra le diverse ipotesi che possiamo fare oggi alla luce di quanto è successo allo zia Lisa? Ma le nostre ipotesi, non, a mio avviso, non servono a niente. La cosa più importante è quello che nel referto arbitrale sarà detto e confermato dall'arbitro. Quindi è il referto arbitrale che stabilirà come sono andate le cose. Quindi in questo momento i tre punti non ce li ha né l'Atletico né tantomeno il Dagada. Quindi è una partita che ancora si aspetta l'esito di ciò che avrà deciso il referto arbitrale. Se da un lato, come dire, sorridiamo allo spettacolare quanto interessante finale di stagione di questo torneo, dall'altro però c'è amarezza, insomma, se volete, ancora una volta sconcerto per quello che appunto è accaduto a Catania. Massimo, aggredire un arbitro è una cosa pesante. In ogni caso, qualunque siano stati gli errori, è una cosa sbagliata. Questa è una cosa che già sappiamo, non è una buona cosa, anche se noi non conosciamo i fatti, ma non ci sono fatti che ti possano permettere di aggredire l'arbitro, che giustifichino una cosa del genere. In ogni caso, noi non c'eravamo, non possiamo sapere quello che è successo, ma certamente se l'arbitro ha ritenuto di sospendere la gara, vuol dire che non c'erano le condizioni per proseguire il secondo tempo, perché la gara è stata sospesa alla fine del primo tempo, quindi quello che sia successo verrà scritto, ribadisco, dall'arbitro, ed è quello che stabilirà l'esito della gara. Cristiano, qual è la tua idea a questo proposito? Perché diventa, fra i tanti, come dire, dettagli di questo finale di stagione, quello che potrebbe essere il più importante, no? Quanto verrà deciso in merito a questo match? Ma diciamo che il campionato a questo punto si sta facendo entusiasmante, perché comunque alla fine, di solito altri anni magari già si era deciso abbondantemente qualche giornata prima, invece così, diciamo, è un po' più frizzantino. Certo, certe situazioni non sono giuste, sono sbagliate, però poi insomma sarà il giudizio dell'arbitro a decretare il tutto, e comunque sarà un bel rush finale, ecco. Allora, torniamo alla debacle, se non altro fino a questo momento lo è stata, della città di Ragusa. Massimo, che ha dilapidato quel vantaggio importante che aveva accumulato nei confronti delle immediate inseguitrici, e quindi fermo restando che ha fatto un ottimo campionato l'Atletico Catania, è la squadra che ha perso una sola volta in questo torneo, ma è più giusto dire che lo sta, come dire, vincendo l'Atletico, lo sta perdendo il Ragusa questo campionato? A mio avviso, per come sono andate le cose, lo sta perdendo il Ragusa. Non ci sono dubbi. Se il Ragusa avesse fatto meglio le partite che ha giocato, probabilmente non sarebbe a questo punto. Il recupero lo ha perso diversi punti. Non ci hanno creduto fino alla sconfitta col Santa Croce, che capisco che siano stati penalizzati perché non ci abbiamo giocato in quel campo e sappiamo cosa significa giocare in un campo come quello di Santa Croce. Sono stati penalizzati, però il recupero con l'Atletico l'hanno perduto in casa e quindi... Allora, ci sono tante attenuanti, a cominciare dal fatto che mister Lavaccara doveva fare a meno di tre pedine importanti, assenti per squalifica Nicola Arena, Buscema, indisponibile Bonarrigo, il fondo di gioco che è stato utilizzato, non quello del Giovanni Biazzo ma il Selvaggio. Adesso entreremo nel merito anche di questo aspetto, che è stato sicuramente molto importante ai fini dell'esito finale. Però quando noi, Massimo, parliamo di aspetti tecnici, quando noi parliamo di grande squadra, no? Perché abbiamo sempre osannato e elogiato i biancoazzurri in termini tecnici, sicuramente l'organico più dotato di questo girone di campionato di promozione, ma grande squadra, tu mi insegni, significa non soltanto giocatori coi piedi buoni, non soltanto
con capacità di stare in campo, ma con la, come dire, necessaria esperienza che bisogna avere per vincere un torneo. E l'esperienza significa non farsi fare due gol negli ultimi 5 minuti, perché ricordiamo il 2-1 finale dell'Atletico mercoledì scorso è arrivato proprio al 95esimo. Hanno avuto paura, non ci hanno creduto più, e quindi quando si perdono le partite c'è sempre una motivazione, una colpa. Andare a cercare le colpe non serve più a niente. Vuol dire, è inesperiente tutto sommato questa squadra? No, la squadra ha l'esperienza, la capacità sia individuale che collettiva. La squadra giocava bene, ha giocato sempre bene il Ragusa. Rimane sempre una squadra leader per quello che è stato il campionato che ha disputato quest'anno. In alcune partite decisive non è riuscita a dare lo spunto necessario per concretizzare tutto il buon campionato che hanno fatto. Anche perché, parliamoci chiaro, l'Atletico e il Paternò sono delle squadre attrezzate a vincere, quindi non stiamo parlando di squadrette qualsiasi. Attenzione, l'Atletico è una squadra, non uno squadrone. Se dovessimo fare giocatore per giocatore, non lo so, dopo il mercato di novembre, di dicembre, quanto sia migliorato l'Atletico. Noi abbiamo avuto modo di incontrarlo, una squadra compassata, una squadra fatta bene, una squadra di elementi di livello, di categoria superiore. Quindi ci stava che l'Atletico non mollasse, e chi spinge deve avere un input in più. Oltretutto, giocatori, inutile fare i nomi, ma li conosciamo tutti, quindi stiamo parlando di una squadra di valore, come lo è il Paternò. Quindi che tutti e tre siano là a disputarsi la vittoria del campionato, ci sta se chi è in testa non è riuscito a mantenere questa distanza, pur giocando in casa. Altra componente che ha determinato la defiance della formazione del Città di Ragusa, lo dicevamo prima, Christian, il terreno di gioco, gioco forza, scusate il gioco di parole, è stato quello del Selvaggio. A quanto pare, perché ha esplicitamente comunicato l'Atletico Catania alla Lega la presenza di circa 200 supporters in quel di Ragusa, non potendoli di fatto contenere, il Giovanni Biazzo, che si trova al centro della città, ecco che, tra virgolette, il Città di Ragusa è stato costretto a spostarsi al Selvaggio, che ovviamente ha una capienza di gran lunga maggiore. Ora, io non conosco le norme, non so se tu proprio in questo merito sei entrato, hai approfondito la discussione, però a prescindere, com'è possibile una cosa? Perché, diciamo, razionalmente, per logica, mi sembra un attimino assurdo. Cioè, io società decido quale deve essere il mio terreno di gioco per affrontare questo torneo, e quindi a un certo punto arriva anche il match decisivo della stagione e la Lega mi impone di non utilizzarlo per... È una ragione valida secondo te? Ma io credo che a questo punto ci siano stati dei motivi di ordine pubblico, cioè se c'è la possibilità di un afflusso importante di tifosi ospiti... Ma come si può dirlo con certezza che ci sarà? Cioè, è questo che mi lascia il dubbio. Ma io credo che il fatto che comunque sia una squadra come l'Atletico Catania, che abbia un passato, una storia, quindi lascia presagire il fatto che comunque ci sia un seguito. E quindi poi, insomma, chi è predisposto all'ordine pubblico giustamente fa i suoi calcoli e cerca di evitare o comunque prevenire, perché effettivamente il campo dove gioca il Città di Ragusa è troppo piccolino per, non c'è un settore ospiti, quindi è troppo piccolino per tenere anche una tifoseria avversaria, che poi, che possono essere 500 e possono essere 2000, tra virgolette poco importa, perché basta una scintilla, se si è a contatto e può succedere qualcosa. Quindi io non lo so, io ritengo che sia una questione di ordine pubblico, poi non saprei dirti di più. Sì, è chiaro che ufficialmente è quella la ragione che ha indotto a inoltrare, insomma, questa richiesta, la Lega, insomma, non tanto questa richiesta, ha imposto di fatto la Lega al Città di Ragusa di utilizzare un'altra sede in questo senso. Chiudiamo qui per ora il discorso parte alta della classifica, che comunque è destinato a tenere banco da qui al prossimo 30 aprile, giorno conclusivo del torneo, due pause comprese, ma lo riprenderemo nella seconda parte. Entriamo invece nel merito del nostro Today Sport, ovvero quello di dedicare la nostra attenzione audio-video al match delle Aquile Calatine,
che hanno dunque vinto in maniera ancora brillante, netta, ennesimo 3-2 della stagione e ennesimo gol decisivo di un signore che si chiama Ottavio Nicotra. Gli highlights, come sempre montati da Francesco Cascino, per le immagini di Santo Saimbene. E questo lo sfondo, gentili telespettatori, del terreno di gioco Giorgio Bari qui a Siracusa, dove sono appena entrate in campo le formazioni che daranno vita a questo match relativo al campionato di promozione Girone D. Si tratta ovviamente del Real Siracusa Belvedere e delle Aquile Calatine. Veniamo velocemente alle formazioni, partiamo agli ospiti così messi in campo da mister Buoncompagni: Polessi, Bartoluccio, Iannizzotto, Nicotra, Buttiglieri, Genovese, Giaquinta, Lupica, Abdullai, Ruscica e Susso. Ecco invece la formazione schierata da mister Buonarrivo: Carrabino, Accardo, Pasqualicchio, Messina, Saraceno, Zagami, Addadi, Cocola, Garofalo, Linares e Riela. L'arbitro dell'incontro è il signor Giuseppe Baglieri, assistito da Saverio Di Martino e Arturo Artellini, tutti della sezione di Ragusa. Partiti in questo momento. Buttiglieri è espulsi tutti e due, infatti, come presumavamo. Dunque finisce qui il match per il difensore centrale, appunto Buttiglieri, e l'attaccante numero 9 Garofalo del Real Siracusa. Susso, come sempre, alza la testa, parte il suo traversone a rientrare, colpo di testa sotto misura e clamorosamente la palla sul fondo. Palla gol ghiottissima sulla testa di Alex Giaquinta, che incredibilmente tutto solo manda a fil di palo sulla destra di Carrabino. Tutto questo al 19° del primo tempo, sempre 0-0 tra Real Siracusa e Aquile Calatine. Sbaglia, attenzione, Giaquinta, già al limite, Giaquinta, serie di finte, palla sul sinistro, il tiro, e il gol, è il gol! Le Aquile sono in vantaggio, regalo autentico della retroguardia retusea. Palla praticamente servita al limite al numero 7 Alex Giaquinta, che è stato però straordinariamente bravo a mantenere la palla vicina. Serie di finte di corpo, palla sul sinistro dai 16 metri interno collo e palla nell'angolino basso alla destra di Carrabino. Pasqualicchio si coordina, si porta verso la linea di fondo, lo va a attaccare Susso, il traversone sul secondo palo e ci mette una pezza Iannizzotto, che praticamente salva la situazione. Sulla battuta ravvicinata sul secondo palo, in qualche modo interviene Zagami, la palla recuperata da Abdullai, il sinistro di Ruscica che non inquadra lo specchio della porta, la palla sul fondo. Chiama palla Ruscica, che si allarga, palla sul secondo palo, incredibile incornata sotto misura, credo sia stata di Giaquinta, che si dispera, mani tra i capelli. Accardo serve ai 25 metri, a Dadi, quindi Maieli allarga per la corrente Compagno, la palla sotto misura, che resta pericolosamente Maieli, la palla è vuota, è il pareggio del Real Siracusa. Maieli, che ha dunque raccolto la corta respinta dei difensori biancorossi e ha depositato alle spalle di Polessi, che dunque era ovviamente al di là della linea di porta, e quindi porta francamente semi sguarnita. Facile gioco del numero 15 Arredoseo, che dunque riequilibra le sorti dell'incontro. Partiti intanto. Nobile ai 25 metri, Nobile cerca il varco per la battuta, è costretto a decentrarsi, poi ci prova Ruscica dalla distanza, ma svirgola completamente di esterno collo destro e la palla che si spegne direttamente a fondo campo. Abdullai, serie di finte, Abdullai che converge, entra in area, carica il destro, la palla sul palo, il colpo di testa ravvicinato del Nobile, ma si alza la bandierina. Era finito in offside l'attaccante numero 15 delle Aquile Calatine, ma certamente biancorossi ancora una volta pericolosissimi, molto vicini al nuovo gol vantaggio sul preciso destro di Abdullai. Preziosa la sua azione con questo dribbling a rientrare, che ha colpito in pieno il palo alla destra di Carrabino. Lo attacca Francesco Nobile, il pallone poi intercettato da Susso, che riesce a servire Nobile, contrattacco delle Aquile Calatine. Nobile porta palla verso i 25 metri, Nobile carica il destro e gol, è un gran gol, Francesco Nobile riporta in vantaggio le Aquile Calatine. Disimpegno leggerino qui della retroguardia retusea, prontamente
castigata in un primo momento da Sussò, che ha rubato palla all'avversario, ha prontamente servito l'attaccante con la casacca numero 15, Francesco Nobili, che ha guadagnato metri importanti verso l'area avversaria, e quando è giunto ai 20 ha caricato il destro, ha battuto violentissimamente di pieno collo, sia pure centrale, nulla ha potuto Carrabino. E dunque, gentili telespettatori, allo scoccare del 15° di questa ripresa qui al Bari di Siracusa, Real Siracusa 1, Aquile Calatine 2, gol, lo ricordo ancora, di Francesco Nobile. Il lancio su Nobile, bene per Abdullahi, Abdullahi, la palla sul fondo. Vasculic ancora in mezzo per il nuovo entrato che carica il destro, allunga e para deviando Polessi. Spalla la porta, la mette in mezzo, colpo di testa sotto misura, il gol del Real Siracusa, credo ancora una volta realizzato da Maieli. Dunque ha rischiato prima, ha rischiato anche dopo il team biancorosso, che ha cincischiato, non è di fatto riuscito a disimpegnare, ma a mettere in gol è stato più esattamente Zagami. Quindi, gentili telespettatori, esattamente al 34° della ripresa il Real Siracusa riequilibra le sorti dell'incontro, gol sugli sviluppi di un corner realizzato sotto misura dal numero 6 Zagami. Ricordiamo che in occasione del match d'andata fu proprio Ottavio Nicotra a fare la differenza grazie a un magistrale calcio di punizione battuto da quasi 30 metri che si è infilato proprio a destra dell'estremo difensore avversario. La posizione è simile, sia pure da distanza più ravvicinata. Adesso i metri saranno al massimo 25, quelli che appunto separano il punto di battuta dalla porta difesa da Carrabino. Come sempre, pronto a battere col suo interno destro, c'è Ottavio Nicotra. 5 giocatori in barriera. Il destro di Nicotra, la palla in gol! E il gol! Ancora lui! È implacabile! Ottavio Nicotra, come all'andata, castiga il Real Siracusa. E dunque, mentre scocca il 37° di questo secondo tempo, cambia nuovamente il parziale qui. Real Siracusa 2, Aquile Calatine 3. Gol su calcio di punizione magistralmente battuto da Ottavio Nicotra. E c'è il triplice fischio del signor Baglieri. Real Siracusa 2, Aquile Calatine 3. È tutto, la linea torna allo studio. Tre gol molto belli, uno meglio dell'altro, ancora attaccanti protagonisti, Giaquinta, quindi Nobile, subentratogli. Questa di fatto l'unica nota negativa, infatti chiedo subito a Massimo Parisi, sul finale insomma del primo tempo si è fatto male Alex Giaquinta, che peraltro finalmente per la prima volta in questi tornei dilettantistici è riuscito ad andare in doppia cifra, non ha mai raggiunto quota 10 gol, con questo realizzato sabato scorso a Siracusa insomma riuscito a tagliare questo traguardo. Poi però l'infortunio al ginocchio che già lui aveva malconcio, come sta? Beh, sta male, il ginocchio ce l'ha un po' gonfio, però mi auguro che non ci sia niente di così grave. Nello stoppare la palla probabilmente è stato spinto dall'avversario, ha messo la gamba in modo sbagliato e effettuando una torsione del ginocchio, quindi mi auguro che sia solo un'infiammazione del collaterale. Noi ci auguriamo questo. Dicevo, Christian, tre gol, uno meglio dell'altro, il primo direi molto bello, proprio quello di Alex. Il tuo punto di vista tecnico e non su questa marcatura? Fermo restando il regalino, tra virgolette, del portiere che ha sbagliato il disimpegno, però a un certo punto ha chiuso lo spazio il difensore, ma ciò malgrado. L'ingegno di Alex a questo punto, perché comunque è stato bravo a aspettare il momento giusto. Ecco, nonostante l'errore non è stato impulsivo e quindi ha ragionato, poi insomma le qualità di Alex le conosciamo tutti, è stato veramente bello. Tre gol veramente molto belli, quello di Alex sicuramente il più bello, oddio anche quello di Nicotra o anche quello di Nobile. Anche quello di Nobile, poi lo sottolineiamo, e quello è un gran gol secondo me, proprio ieri Nobile ha giocato veramente molto molto bene l'altro ieri, fra i tanti insomma, tutti hanno giocato molto bene. È stata una bella partita, probabilmente agevolata, ma questo poi lo prendiamo dopo argomento, sono veramente tanti quelli che dobbiamo trattare in questa puntata di Today Sport. Intanto però, a dispetto di quello che dice il tabellino, cioè tre espulsioni,
pronti via, i primi due fuori, Garofalo e Buttiglieri, e poi sul finale del match è espulso anche il terzino sinistro della Real Siracusa, Pasqualicchio. In realtà è stata una partita corretta, ma analizziamo per quello che ci è consentito fare, considerato che le immagini non ci aiutano più di tanto, perché il direttore di gara, il signor Baglieri, ha deciso di estrarre il cartellino rosso. Prego la regia di mandare in onda la prima parte. Qui la partita è iniziata praticamente da 30 secondi e c'è un primo, se vogliamo chiamarlo, contatto tra l'attaccante centrale e il difensore biancorosso. Sentiamo la cronaca del momento, perché già ci dà un input. Prego. Formazione biancorossa al completo, fatta l'eccezione di Mario Parisi, squalificato. Attenzione a questo tross di Accardo, al limite fermato bene al genovese, rilancio di Buttiglieri verso la tre quarti avversaria, c'è lo scatto di Abdoulaye che viene anticipato bene da Saraceno, la palla poi fermata, messa fuori da Susso, per consentire che Soccorsi è un giocatore del Real Siracusa rimasto a terra dolorante. Si tratta del numero 9 Garofalo, che ha certamente lanciato un'occhiata tutt'altro che di cortesia al suo diretto avversario Buttiglieri, che adesso cerca in qualche modo di giustificarsi. In studio io l'ho sottolineato perché è stato veramente palese questo amore a prima vista, cioè tutt'altro, Massimo, tra Garofalo e Buttiglieri. Non so se c'erano dei trascorsi fra loro, ma vorrei far prestare la tua attenzione. Portiamo un attimo indietro questa immagine. Ecco, allora, qui sembrerebbe esserci un contatto, ma in realtà non mi pare. Massimo, ecco, passa la palla, Buttiglieri si avvicina, non mi pare ci sia contatto, ma lui si accascia a terra. Massimo. Cosa dire, le immagini sono talmente chiare, ma non c'è nessuna volontà di dare, la partita è iniziata da poco, non c'era nessun tipo di problema, se non quello che aveva Garofalo in testa. Ecco, come giustifico, come spieghi se non altro l'atteggiamento dell'attaccante? Non ci sono giustificazioni per Garofalo, per me l'errore lo ha fatto Garofalo, non c'era nessun motivo. Io ero seduto con alcuni dirigenti, anche loro erano d'accordo con me, dirigenti della squadra avversaria. L'atteggiamento di Garofalo non lo capisco, nemmeno è giustificabile. Uno dei miei giocatori sicuramente ha reagito, perché per essere espulso avrà certamente reagito a qualcosa di poco piacevole che avrà fatto Garofalo, e quindi il fallo di reazione è punibile allo stesso modo di come chi lo crea. Come vuole il regolamento, purtroppo questa, tra virgolette, cosa sgradita non si vede dalle immagini, ma prego la regia di mandare in onda il prosequio praticamente dell'azione. La sottopongo all'attenzione di Cristian Di Martino, perché facciamo girare le immagini, quindi la seconda parte di Buttiglieri Garofalo, quando a palla lontana entrano in contatto, ma ovviamente la telecamera segue l'azione. Però facciamo attenzione qui, perché praticamente avete visto Garofalo fare la sponda all'indietro e l'arbitro era proprio lì nella zona di pertinenza di dove, insomma, è accaduto quello che non doveva accadere. Poi, ecco, egli stesso a palla lontana, l'arbitro interrompe il gioco perché ha visto qualcosa. Cristian, che cosa ha visto? Se si può dire, io stavo seguendo l'azione, quindi uno non segue l'azione, quindi di conseguenza non guarda da altre parti. Io conosco il nostro giocatore Buttiglieri, devo dire che non c'è stata nessuna intenzionalità, anche perché la partita è iniziata da poco, non ci sono precedenti, cioè non c'è un motivo ben preciso. Forse il numero 9 era, insomma, non lo so, il loro giocatore Garofalo, se non erro. Eh sì, l'attaccata è più importante della formazione retrosea. Non posso entrare negli aspetti psicologici dei singoli, però devo dire che certamente ci sarà stata anche una reazione da parte del nostro giocatore, per l'arbitro avrà visto appunto una reazione anche del nostro giocatore, e quando c'è la reazione è cartellino rosso, cioè non si può fare altro. Però certo è stato stimolato da questo punto di vista, però se c'è stata la reazione è giusto che anche il nostro vada fuori. Il risultato, Massimo, poteva essere nettamente più rotondo a vostro favore, considerate le tante palle gol, molte delle quali, come detto, nate da errori di disimpegno difensivo.
Però ecco, la sensazione è che, vediamo se tu sei d'accordo, il fatto di giocare 10 contro 10 abbia più agevolato le Aquile che non il Real Siracusa. Sei d'accordo? No, 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 credo che questo non cambi. O è stata bravura di Samuel che comunque anziché mandare un altro difensore ha giocato a 3? Per un momento si è riscaldato Wally. Sì. Quando Samuel si è reso conto che la partita noi ce l'avevamo in mano sin dall'inizio, ha fatto bene a far sedere Wally e rimanere con la difesa a 3, perché andavamo benissimo, il pallino del gioco ce l'avevamo noi. Purtroppo negli highlights non hai fatto vedere almeno due gol netti, e stiamo parlando della palla che ha avuto America nel primo tempo, che non si è vista, e l'altra che ha avuto a Sussò al secondo tempo. Sì, erano tante reazioni, qualcosa per chiudere la gara, sì. Dico, stiamo parlando di 2-3 sì. gol, quindi vuol dire che la squadra ha creato, indipendentemente dalle stupidaggini che la difesa avversaria ha fatto, devo dire che noi abbiamo giocato in modo corretto e in modo splendido, come stiamo del resto facendo in altre gare, quindi ci siamo ripetuti anche in un campo come il Belvedere. Mi spiace per quello che è successo, perché ritengo che il Belvedere sia una società di persone per bene, e qualche giocatore che va al di là di quelli che sono i motivi della gara, anche perché questa tensione non ci doveva essere, non c'era motivo che ci fosse questa tensione, perché siamo due squadre che stiamo là sopra, nessuno andrà a fare i playoff, quindi questa adrenalina, questa rabbia non la giustifico, perché vincere o perdere una gara è meglio giocarla quando tu sei tranquillo, quando le squadre hanno raggiunto una certa posizione in classifica, è solo una posizione onorevole, ma tale da dirti gioca e divertiti, qualunque sia il risultato. Quindi atteggiamenti del genere, a mio avviso, sono del tutto sbagliati da parte del giocatore, perché penalizzano una società che a mio avviso è una società fatta di gente per bene, che conosce il calcio e che ben rappresenta l'aspetto calcistico e sportivo. Quindi mi spiace se questo ragazzo ha perso la bussola. E dispiace a tutti. Allora, andiamo ad analizzare ulteriormente quindi questo match con le nostre classiche interviste dopo partita, iniziando proprio col tecnico biancorosso Samuel Buoncompagni. È stata una partita, però, se vogliamo, non so se esagero nel dirlo, ulteriormente piacevole a vedersi, perché sono stati 10 contro 10, o no? Sì, quello. Più spazio in campo. L'espulsione più veloce della storia. Per fortuna che eravamo 10 contro 10, perché comunque saltano un poco i programmi, diciamo, perché non pensavo mai di affrontare già dal secondo minuto una partita del genere con tanta posta in palio, perché nessuno delle due teneva a perdere, c'era in palio il quinto posto, quindi già giocare con la difesa a 3 dal secondo minuto è una cosa innovativa per noi. Quindi però hanno risposto bene, anche alla luce di come si sono messi loro, ho preferito lasciarli a 3 e devo fare i complimenti comunque ai ragazzi, perché non si sono abbattuti, soprattutto emotivamente. Aquile però sciupone, soprattutto nel corso del primo tempo, avrebbero potuto segnare almeno altri due gol, e poi in quelle due situazioni quando hanno pareggiato gli Aretusei ci sono delle responsabilità del pacchetto arretrato o solo gol fortuiti? No, questa volta ci sono, no. Non sono i gol fortuiti di Santa Croce, stavolta abbiamo sbagliato sull'uno pari, dovevamo salire tutti un poco sopra sulla palla, insomma, sulla linea della palla, e quindi formare un muro e cercare di evitare che lo stesso potesse, insomma, calciare a rete. Poi sul 2-2 lì dobbiamo essere più cattivi, un'ingenuità nostra, abbiamo perso un 1-1, diciamo, ci siamo addormentati un poco e l'avversario ha fatto il tap in finale. Allora, per concludere, una soddisfazione immagino importante la tua, era questa alla vigilia una partita molto temuta che è andata secondo, insomma, l'aspettativa o ancora meglio?
No, vabbè, eravamo consapevoli di venire qua in un campo difficile perché comunque loro fanno un buon calcio, quindi giocano bene a calcio, anche loro sono secondo me stati penalizzati da questa decisione dell'arbitro presa dopo 2 minuti, quindi ti ripeto, per fortuna che eravamo ad armi pari, però ce la siamo, ripeto, avevamo voglia di vincere tutte e due, però ti ripeto, noi quando troviamo un campo del genere dove siamo abituati esprimiamo il nostro gioco e penso che se continuiamo così, insomma, possiamo continuare a divertirci. Lo ha di fatto dimostrato già la formazione biancorossa, il divertimento di cui sta godendo non soltanto per i risultati conseguiti ma per il bel gioco appunto espresso, ma soprattutto i tifosi si stanno divertendo nel vedere all'opera in terreni veloci come quelli appunto in erba sintetica dove è abituata a giocare la formazione biancorossa. Bene, questo è il punto di vista di Samuel Boncompagni, abbiamo tanti altri piccoli dettagli da mostrarvi e tornare a parlare della parte alta della classifica. Ho sempre ancora qualche piccola domanda in serbo per il nostro caro Massimo Parisi, che dall'alto della sua esperienza ci potrà in qualche modo, come dire, indirizzare verso questo finale di stagione che si preannuncia e che è di fatto veramente pirotecnico, dopo la breve pausa pubblicitaria.